Terzo giorno del mese di maggio, Maria, Madre della Misericordia. Il culto di Maria, Madre della Divina Misericordia, è il successivo elemento speciale della spiritualità di Santa Suor Faustina Kowalska. Lo aveva imparato fin da piccola, ma nella vita conventuale fu molto approfondito questo culto. Fu proficua non solo la spiritualità della congregazione, la cui patrona è Maria Madre di Misericordia, ma anche il contatto molto personale con Maria. In molteplici apparizioni, visioni, incontri, Maria mostrava a Suor Faustina il mistero della Divina Misericordia nella propria vita. Le insegnava, la rafforzava e l'accompagnava nella missione profetica della misericordia. Vi sono madre per l'infinita misericordia di Dio, ricordava. Io non sono solo la regina del cielo, ma anche la madre della misericordia e la madre tua, ricordava a Suor Faustina. Maria, per Suor Faustina, fu soprattutto madre del Figlio di Dio, misericordia incarnata e per misericordia di Dio anche madre di ogni uomo. Come madre premurosa è la migliore delle madri e maestra della vita spirituale. Lei le insegnò la contemplazione di Dio nella propria anima, l'obbedienza alla volontà di Dio, l'arte dell'amore, della croce e la cura della virtù che condiziona l'atteggiamento di fiducia nei confronti di Dio e della misericordia verso il prossimo. Dal Magistero di Papa Francesco: chiediamo la grazia di riconoscere e seguire la voce del Buon Pastore che ci fa uscire dai recinti dell'egoismo e ci conduce ai pascoli della vera libertà. La Madonna, Madre di Dio, orienti e accompagni il nostro discernimento. Preghiera di Giovanni Paolo II. Signore della vita e della pace, in comunione con Maria, la Madre di Gesù, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma l'assurdità di ogni guerra e suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, spazi di dialogo tra le nazioni e le alleanze in conflitto tra loro. Concedi al nostro tempo giorni di pace. Amen. Fioretto del terzo giorno del mese di maggio. Oggi pregheremo per la conversione di quanti hanno commesso crimini di guerra.